invece perdonarci, non per dimenticanza, debolezza o indifferenza, non perché quello che è grave è senza importanza o perché è bene quello che è male, ma con il coraggio estremo e la libertà di accogliere l'altro così com'è, nonostante il male che ci ha fatto, come tu accogli ciascuno, nonostante i suoi difetti. Grazie per la mia stia completa nel cuore, che il perdono reciproco universale.